chiedono coinvolgimento e partecipazione i cittadini di Volta Barozzo e di Via Facciolati per un tema, quello del nuovo tram, che continua a tenere alta la tensione tra Palazzo Moroni e i comitati. L'idea del tram è vecchia e obsoleta, il percorso è un'incognita e i rischi di una desertificazione futura a scapito delle attività commerciali sono alti. Questi i punti che preoccupano maggiormente gli abitanti. A sfilare in corteo anche le minoranze con l'onorevole Massimo Bitonci, Alan Luciani, Simone Borile e Elisabetta Mosco. Ancora latitanti, sindaco e vice sindaco. Una persona che fa questo lavoro deve ascoltare chi l'ha votato, sta governando una città, non una parte della città, che però sì, 4 anni, 6 anni, non potrà lavorare perché avrà una cosa davanti. Questo vogliamo sapere, perché è già successo. Le idee calate dall'alto non piacciono, recriminano i comitati. Ben venga un potenziamento della mobilità, ma il tram non è la soluzione giusta. Con molti meno cambiamenti e molti meno investimenti si potrebbero acquistare degli autobus elettrici. Sfiscia Marciano News, Padova.